Due feriti e quattro automezzi coinvolti in un intrappolamento a catena che si è verificato poco dopo le 7 a Formia, al chilometro 1600 della variante Appia, all'altezza dell'Eurospin. Il conducente di una motrice con i due serbatoi pieni di gasolio, un 45enne di Napoli, che proveniva dal Garigliano e procedeva in direzione del centro di Formia, ha perso, forse per la velocità o per un colpo di sonno, il controllo dell'automezzo, che ha tamponato con violenza un camion con rimorchio che a sua volta ha urtato una Rover e quest'ultima una Citroen, tutte in movimento nella stessa direzione. In seguito all'impatto, la motrice è finita in una cunetta laterale sulla destra e il conducente, schiacciato tra le lamiere della cabina e ferito al ginocchio e in altre parti del corpo, è stato estratto a fatica dai vigili del fuoco di Gaeta, che successivamente, con l'ausilio di una gru, hanno tirato fuori dalla cunetta la motrice vistosamente danneggiata. Pure ferita, sia pure in modo più leggero, una donna di origine campana che era al volante della Rover. La circolazione, controllata da polizia stradale, carabinieri e vigili del fuoco, è stata ripristinata regolarmente dopo un paio di ore per consentire le operazioni di bonifica dell'arteria invasa dal gasolio fuoriuscito dai serbatoi della motrice e dalla gru utilizzata per il recupero dell'automezzo finito nella cunetta.